contenti. Ah, finalmente ci siamo liberati di questi ladri puzzolenti. Uno solo preoccupato, Silviuccio Berlusconuccio, nella sua villa di Arcore. Ma rimortacci de Pippo, mi hanno messo in galera tutti gli amici miei, rimortacci sua. E mo come faccio? E mo con tutti i debiti che ho, mi hanno messo in galera Bettino, che è il miglior amico mio, e tutti gli amici miei in galera. E mondo vado, Veronica, famo un partito. Faceva il giro dei negozi a comprare la roba da buttare a suoi amici in galera, arance, fette biscottate, settimana enigmistica. Alla fine comprò la standa, comprava tutto lì, faceva un viaggio solo. Senti, e fece il partito, e fece quel partito, no? E fece il partito, quello quando mandò la videocassetta a Reti Unificate, dove era proprio disperato, la bugia era proprio sputrazza, dove promise Mario Monti, perché era disperato, doveva vincere per forza. E italiani, io vi do, vi abbasso le tasse, ve le levo proprio, vi do un milione di posti di lavoro, vi trompo la nonna, vi pulisco il bagno, vi porto il cane a fare su bisogni. Insomma, era disperato, la bugia era proprio sputrata, sarebbe come se apparisse Ferrara in televisione, cioè dicesse: italiani, a me non mi piace la pasta asciutta. Una cosa regge poco, no? Infatti ha detto poco pure lui. E infatti, se lui era onesto, sincero, io l'avrei votato. Se lui appariva in televisione e diceva: italiani, a me mi mettono in galera al 100%, non c'è discussione. Se voi volete vedere un uomo morto, eccolo qua. Se mi votate, invece, ci si diverte. Canale 5, Rete 4, i Bazzanicchi, Pippi, Popopò, Condoni, Condolini. Ho fatto tante cose brutte, per carità, ma tutti fanno delle cose brutte. Anche Agnelli ha fatto la Duna, quindi voglio dire, tutti si fanno. Ora, solamente, vero, da solo non ce la faccio a vincere. Ho bisogno di stoganare i fascisti, Gianfranco Fini. Ma non sono fascisti, no, per carità. È stato un caso, un accidente. Sono i neri per caso, ecco, i neri per caso. È un partito che fa politica a cappella, no! No, che scelta! Ci penso, ma ci sono ripuliti, hanno fatto il congresso lì a Fiuggi, il prossimo lo fanno a Ferrarelle, presidente Perrier, a fine gli piace il presidenzialismo alla francese, lo voglio alla francese, alla francese, alla francese, che ci avrà con questa francese, ci sono ripuliti, ne parlavo col Pecora qui a Via D'Ascrofa. Ora, di politica non me ne intendo perché sono un imprenditore, ma mi metto a studiare, già qualcosa la so. Per esempio, ho visto ieri, prima di tutto c'è il Presidente della Repubblica, lo so perché lo so, ho visto ieri, c'è il Presidente della Repubblica, prima. Poi c'è il Presidente della Repubblica, è quello che conta più di tutti, lo so, ho visto ieri. Presidente. E il Parlamento, dove c'è il Senato e le Camere? Al Senato c'è i senatori e alle Camere i camerieri. Che cazzo c'è alle Camere, Veronica? I camerieri, che se i senatori vogliono un caffè. Se lui era sincero, lo votavo. Invece è stato bugiardo, ha riempito l'Italia di bugie. E quello che è peggio, un frasario, le parole sono ancora più importanti, di frasi berlusconiane che ora lo imitano tutti. E mi consenta, e mi riconsenta, e mi riconsenta, e mi sono fatto da solo, giuro sui miei figli, e sono unto dal Signore, scendo in campo, e Rio Po, Biancaneve, che poi ora lo imitano. Stefano, ora Dini scende in campo, Prodi scende in campo, no? Quando una, ora imitano tutti lui. Sto scendo in campo, poi l'avevo già sentito, non mi è suonato nuovo quando l'ho sentito da Berlusconi, questo scendo in campo, ha tutto un altro significato, perché io sono d'origine contadina, no? E quando ero ragazzo, il mio babbo, tutte le sere, alle 9 di sera, finito di cenare, siccome non avevamo il bagno in casa, lui si alzava, prendeva un foglio di carta gialla, quello che dava nei negozi per incartare la roba, se lo metteva sotto il braccio e diceva: io scendo in campo, e se ne andava. Tutte le sere la sentivo, ora io, no, dico, ci tengo a precisare che il mio babbo è una persona pulitissima, però non avendo il bagno in casa ce la svolgevamo tutti così. Quando io e mio babbo abbiamo sentito Berlusconi a Reti Unificate dire: italiani, io stasera scendo in campo, il mio babbo ha fatto due occhi così, ma con tutti i soldi che c'ha non si è nemmeno fatto il bagno in casa, quello sporcaccione, lurido, puzzolente. E poi quella sera, non so se vi ricordate, c'aveva una pila di fogli alta così davanti, eh? Italiani, io stasera scendo. Mio babbo dice: oh, quanto tempo era che non andava, questo vuol riempire l'Italia. Infatti abbiamo spento dallo schifo. Quell'altra frase che dice sempre: mi sono fatto da solo, perché io mi sono fatto, era fatto, me ne ero accorto subito, e c'era bisogno. No, dico, uno che dice sono unto dal Signore, è chiaro che è fatto, no? Non sapevo si facesse da solo, mi deve dire dove compra la roba, chi gliela dà, quanto la paga, perché quelli sono franchi tiratori, ce l'hanno buona. E la cosa più importante che mi è dispiaciuta
La sigla del partito, gliel'ho detto mille volte, Berlusconuccio, stai attento che sbagli. Non si può chiamare un partito Forza Italia. Ora, la mente umana fa l'abitudine a qualsiasi aberrazione, ma bisogna tornare a dire. Ma chiamare un partito Forza Italia è una cosa che viene da computer, sondaggi, cose meccaniche, non ha niente d'umano proprio, una cosa proprio per fregare più gente possibile, no? Sondaggi, è una frase fatta, è come chiamare un partito passami sale, so, fammi un caffè. Uno può si sente represso, non può dire una cosa, perché un posso fare un grido per la mia nazione, devo urlare in nome di un partito politico, ma guarda che è una cosa, loro, io ve lo immagino, loro erano disperati, no? Mi sembra di essere in quella stanza, Berlusconi lo metteva con galera, ci senti ragazzi, ha chiamato i suoi collaboratori, no? Quello dei sondaggi, come si chiama? Pilo, Pilo del Polo, quello un po' per... Pilo, vieni, Pilo, andiamo, Pilo, chiamato sto Pilo. Sto Pilo del Polo è questo avvocato brutto con quella Previti, Cesare Previti, onda c'ha una faccia, non lo toccherei neanche con la canna da pesca sto Previti, una cosa spaventosa, il falco di Forza Italia, sarà un falco ma non è un'aquila, intendiamo. Arriva sto Previti, se lo conosci lo eviti con quella faccia, una volta ho visto in televisione, c'era insieme Previti, Ferrara e Ignazio La Russa, oh, credevo fosse una puntata di Star Trek, che cazzo, quando guarda a vederli insieme fa l'effetto, no, consiglio la visione, una cosa spaventosa. C'è questo Ignazio La Russa, madonna, c'ha un naso! Per baciarlo su tutte e due le guance si fa prima passare di dietro. Arriva sto Previti, sto Pilo. No. Arriva sto Pilo e sto Previti. Brutti. Berlusconi, ragazzi, qui ci mettono in galera. Bisogna fare un partito per fregare più gente possibile. Come cazzo si può chiamare un nome che frega tutti? Perché qui ci mettono in galera. Allora, perché per loro noi siamo diventati audience televisiva, non siamo più persone, siamo televisione. Cosa hanno pensato? Qual è la cosa televisiva che fa più audience? E Pilo disse, mi pare il Festival di Sanremo. Porca! Chiamiamolo Partito Sanremo Italiano. Poi la sigla PSI non piacque a nessuno, effettivamente. Allora a Previti gli venne l'idea, è la nazionale azzurra, Dio buono! Allora l'azzurro è il nostro colore, una canzoncina per incoglioni i bambini, e qual è la frase che dicono tutti allo stadio, così quando c'è mondiali urlano, ci fanno pubblicità gratis, la frase che dicono più di frequente allo stadio, e Pilo disse, dicono arbitro cornuto, porca miseria, partito arbitro cornuto, pac! Poi lo stemma un paio di corna non piacque e decisero Forza Italia. Ma ora è possibile quando c'è la nazionale di calcio e fanno un gol, io devo urlare in nome di un partito politico. Sarebbe come se 30 anni fa, quando segnava un gol Gigi Riva, tutto lo stadio, Democrazia Cristiana! Ma che significa? Poi siccome non voglio fare pubblicità alla politica e nello sport, mi sento represso a non poter dire un grido che ho sempre gridato alle Olimpiadi, Forza Italia, l'ho detto mille volte, no? Ora non lo posso dire, mi tocca trovare dei sinonimi perché mi viene istintivo. Quando segna un gol Roberto Maggio, forza o penisola bagnata dal Tirreno e dall'Adriatico, ma dico ma che puttana, non posso urlare in nome del mio paese, non posso salutare la gente, è il mio paese a Vergai, un paesino in Toscana, c'era una vecchietta, si chiamava Italia Ceccarini, no è ancora viva, non c'era, c'è, questa Italia Ceccarini, una vecchietta, aveva un'ottantina d'anni, e sta vicino a casa mia e ogni volta uscivo faceva la calza fuori casa, ogni volta passavo la salutavo, forza Italia! Ora ogni volta ritorno gli fa energia Ceccarini e mi prende per scemo, Benigni sei rincoglionito, ma poi vanno in televisione con quello stemmino con scritto Forza Italia, sempre il club di Topolino, ma a me mi devi dire, ma dico ma è la cosa che più l'ha rovinati, perché io glielo dico a Silvio, cioè gli voglio bene, gli ho detto sì, i collaboratori, gli alleati, dice c'è stato il ribaltone, non ho avuto tempo, ma con degli alleati così ti scegli, mischero, si è preso la, e parte Bossi, e questo Bossi, e Fini, e Buttiglione, Casini, Mastella, e Sgarbi, Ferrara, Fede, Liguori, ma dico, tutti i tipi, c'è questo Sgarbi quando lo vedo in televisione, sembra il figlio impazzito di Vanna Marchi, sembra, Borrelli, Finocchio, Di Pietro, Sarpa, fa una paura, ma dico sto Sgarbi, ora, per chiudere con sto Sgarbi se ne parla tanto, l'hanno fatto presidente della Commissione Cultura, l'ha fatto Berlusconi, ma dico c'è da piangere la notte, ma sarà importante la Commissione Cultura, mi ci metti Sgarbi, ma io ho visto Sgarbi quando venne fuori sto fenomeno qualche anno fa, mi chiamarono che faceva quelle puntate al Maurizio Costanzo Sciofano, dice, vieni a vedere, c'è uno strano,